Salve a tutti, oggi parlo di un argomento che se ne sta parlando da qualche tempo, che è le ricariche telefoniche con la tassa. In realtà non si tratta di nessuna tassa, si tratta innanzitutto dei tagli di ricarica da 5-10 euro, dove i maggiori operatori di telefonia, TIM, Wind Tre e Vodafone, al taglio di ricarica 5-10 euro del canale di ricarica tabaccherie hanno applicato una decurtazione di 1 euro, quindi vi viene ricaricato 4 anziché 5 di quello che avete pagato e 9 anziché 10. Non è un importo che va nel nulla, perché vi parlo nel caso specifico di Vodafone, perché io ho Vodafone. Per quell'euro che non vi viene ricaricato, vi viene erogato un servizio, nel caso specifico di Vodafone, dei giga in più che si vanno a accumulare a quelli della vostra offerta mensile. Ora, è vero che voi non l'avete chiesti, ma se, mi sembra un pochettino troppo sentire della parola truffa. Truffa è quando o qualcuno vi dà qualcosa completamente differente da quello che voi avete volevate acquistare, oppure non vi viene dato nulla. In questo caso vi viene dato 4 euro o 9 euro più dei giga. Quindi quell'euro è un costo riguardante i giga che vi vengono dati. Alcune motivazioni per le quali c'è questo tipo di meccanismo di ricarica, beh, ufficialmente non c'è nessuna posizione da parte degli operatori di telefonia. Vi posso solamente dire che se effettuate una ricarica da 5-10 euro, ad esempio sul sito di Vodafone, non c'è questa decurtazione dell'euro, non c'è questo meccanismo. Molto probabilmente la ricarica da 5-10 euro, che oramai non è più diffusa, ed essendo di un importo particolarmente basso, nel canale tabaccherie ha un costo di affiliazione. Le tabaccherie per ricaricare debbono comunque guadagnarci qualche cosa, e quindi questo costo per gli operatori sta diventando a essere un costo che non riescono, diciamo, a sostenere, e quindi devono rientrarci in un certo modo. C'è anche da dire un'altra cosa, che oramai ricariche da 5-10 euro sono quasi ad esclusiva di coloro che hanno sottoscritto un piano al rientro operator attack, ovvero tu sei cliente di questo operatore, ritorna con me che eri mio cliente, ti faccio tot giga, minuti illimitati, SMS illimitati, faccio un esempio a 7 euro come fa Vodafone. Ma non sono tanti. Se andiamo a analizzare quelle che sono le tariffe di Vodafone, nel caso specifico si vede che superano i 10 euro, 14, 16, 18, 20, ma non ci sono piani a listino al di sotto dei 10 euro, sono dei fuori standard, sono degli operator attack. Questo è il quadro della situazione, non c'è nessuna truffa, c'è un meccanismo di ricarica con una decurtazione di parte dell'importo da ricaricare, però con a fronte un'erogazione di un servizio. Insomma, è un servizio che non è richiesto. Personalmente io giudico questo meccanismo non molto bello, però comunque non si può dire che si paga 5 per non ricevere qualche cosa in cambio. Si riceve il credito e si riceve un servizio. Piaccia, non piaccia, dei giga in più fanno sempre comodo, anche se comunque la percezione non è di utilità, visto che comunque se mi eroghi, che so, 3 giga extra e io già ne ho 50 nel piano, 3 giga in più, 3 giga in meno non faranno assolutamente la differenza. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io già so che mi troverò qualche SMS con SMS, scusate, qualche messaggio. Era nel tema del video, qualche messaggio, non qualche SMS, qualche commento contestatorio in merito. Però fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi ricordo che se pubblicate volgarità, insulti, vengono cancellati, eh? Ve lo dico perché questo non è un canale
che accetta nei propri commenti volgarità, insulti, minacce, insomma. No, assolutamente no. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!